Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, tanti auguri, buon Natale, buone feste, perché in realtà per me oggi è proprio Natale, il 25, e mi sto preparando per andare al pranzo di Natale. Ieri, appunto, era la vigilia, ho realizzato un make-up che mi è piaciuto un sacco ed è piaciuto tanto anche a voi, e mi avete chiesto in tante di fare appunto un tutorial. Perciò ho deciso, dato che oggi volevo replicarlo per il pranzo di Natale, di realizzare appunto lo stesso make-up, così vi registravo il tutorial e potete vederlo tranquillamente quando appunto volevate. Potete replicare questo trucco anche a Capodanno. Quindi top, cercherò di farvi uscire questo video il prima possibile, penso che lo vedrete sì il 28 di dicembre, quindi questo è un make up semplicissimo, veramente facile per Capodanno o anche per altre feste. Questo è un make up d'effetto, semplice da realizzare, perfetto per le feste, io l'ho sfruttato per Natale, voi lo sfrutterete forse per altre feste, per Capodanno, non lo so, perché per Capodanno invento anche un'altra idea make up che magari vi registrerò su Instagram. Allora, iniziamo dalla base. Dovete applicare, ovviamente, per far reggere il trucco tutto il giorno, crema idratante e contorno occhi. Quindi utilizzo queste mini size che mi sono uscite dal calendario dell'avvento di Sephora. Andiamo a mettere un po' di crema, anche se in realtà l'ho già applicata, solo che oggi ho il viso un po' secco, quindi la riapplico senza problemi. Io se metto crema o se metto primer, anche perché uso i primer idratanti, più o meno per me è la stessa cosa, perché l'importante è che vado a idratare il viso, altrimenti il fondotinta non mi regge e si crepa, perché ho la pelle in alcune zone un po' più grassa e in alcune zone un po' più secca. Fa morire che io sia vigilia che Natale mi sono vestita di nero. Sono diventata praticamente Morticia. Allora andiamo con il fondotinta. Dato che ho un po' di imperfezioni date dal fatto che mi sono venute le mie cose, vado ad applicare sia fondotinta che correttore, altrimenti se non avete particolari necessità potete applicare anche solo il correttore. Quindi prendo il fondotinta e ne applico poco poco alla volta, perché è meglio applicare poco prodotto e poi andarlo a stratificare che tanto e fare l'effetto mascherone. Ho applicato un pump di fondotinta su tutto il viso e poi lo divido in puntini. Io mi trovo bene facendo così e vado a sfumare. Prima di rimettere un altro pump di fondotinta, io preferisco andare con il correttore e capire se riesco a coprire le varie imperfezioni direttamente appunto con questo, altrimenti faccio un ultimo strato di fondotinta. Vi dico anche i prodotti così vi è più utile il video. Utilizzo il Dior Forever Natural Nude come fondotinta, è la colorazione 2N, sì, mentre come correttore utilizzo questo qui che è il Maybelline Anti-Age, che in realtà si consuma super velocemente e quindi ho deciso di levare la spugnetta perché veramente cioè, è finito subito. Come sono andate le vostre feste? Io vabbè, sto ancora vivendo, però guardiamo al futuro perché voi vedrete questo video appunto tra qualche giorno. Come sono andate le vostre feste? Avete mangiato bene? Vi siete divertiti? Siete stati in famiglia? Avete vinto qualcosa a tombola? Fatemelo sapere, sono molto curiosa. Ho incontrato tra l'altro ieri, che era la vigilia, anche alcune di voi, troppo carine come sempre, e mi ha fatto molto molto piacere. Ho un sacco di video make up che voglio realizzare, metto un altro po' di correttore perché mi si vede ancora un po' l'occhiaia e vado su qualche imperfezione che è ancora un po' rossina. Dicevo che ho tantissimi video make up che voglio realizzare, ho tanti prodotti anche da farvi vedere, quindi non vedo l'ora di registrarli. Magari stesso domani mi metto a registrare qualcosa. Mi dedicherò tantissimo allo studio durante queste vacanze, perché ho veramente tanto tanto da studiare, quindi speriamo bene perché ho parecchi esami. Andiamo ad applicare il bronzer in crema e vi racconto appunto questa cosa che mi capita spesso a Natale. Mi capita tantissime volte che io a Natale, cioè alla vigilia, mi addormento e non aspetto la mezzanotte. Ieri è successo così, mi sono addormentata alle 11, il mio telefono è esploso di auguri e io non ho fatto gli auguri a nessuno, li ho fatti stamattina perché mi sono addormentata. Infatti sia il mio ragazzo che i miei amici, mentre mi facevano gli auguri, dicevano no, ma non è possibile, ma ti sei addormentata, ma com'è? A me giuro, ero stanchissima. Poi non voglio pensare male, però ieri sono andata a bere con i miei amici, perché ovviamente era appunto la vigilia e non so da cosa si porta da noi, praticamente devi uscire con i tuoi amici il pomeriggio, da ora di pranzo fino a tardo pomeriggio devi andare a bere. Applico il blush, questo qui è in crema ed è di Shiglam, mi piace moltissimo e ve lo straconsiglio, mentre la terra che ho utilizzato in crema è questa qui di NARS che si chiama Laguna.
veramente bello e dura tantissimo. Non so come mai, eppure sì, avevo bevuto, ma non ero né ubriaca né brilla perché resisto molto all'alcol, devo dire la verità, non sono una persona che si ubriaca facilmente. Comunque sono stata malissimo, malissimo, non con mal di pancia, malissimo, mi è venuto un mal di testa, vi giuro, talmente forte che ieri stavo malissimo. Pure stanotte mi sono svegliata tantissime volte con proprio un dolore alla testa qui ai lati fortissimo. Ma comunque questo blush, state vedendo quanto è bello? Adoro. Adesso andiamo a fissare il tutto con la cipria e io utilizzo questa di Floresis, che ho iniziato a testare mentre gli altri prodotti non li ho proprio provati perché voglio realizzare il video in cui li testo per la prima volta con voi. Questa ero troppo curiosa e l'ho provata, ma è una cipria veramente veramente bellissima. Cioè, non provo una cipria così da tantissimo tempo, è super sottile, super vellutata, bellissima. E la applico, diciamo, nelle zone in cui posso rischiare che la mia pelle diventi un po' più grassa. Con questa qui di Essence Brighten Up vado a stenderla su tutto il viso e vado subito a levare il baking perché, come vi spiego sempre, non ho la pelle grassa, quindi se lo tengo troppo tempo poi mi si secca la pelle. Vado a completare la mia base mettendo bronzer, sempre questo Laguna di NARS. Lo metto qui. Dall'altra parte, anche un po' sotto, un po' a quei lati del naso. Non lo faccio per ridurre il naso perché fortunatamente il mio naso mi piace. Lo faccio per dare un po' di tridimensionalità. Orgasm, il blush più famoso della NARS, che è questo luminoso qui su per illuminare. Passiamo agli occhi, che è la parte forte di questo trucco ed è quella che vi è piaciuta ovviamente di più perché la base sì, ok, fino a una certa. Mi serviranno solo due cose per fare questo make-up occhi. Innanzitutto una palette nude e inizio prendendo questo colore che si chiama Dusty Rose, che è un top, e lo vado ad applicare appunto qui. Veramente, vi giuro, semplicissimo. Vado ad applicare, faccio la stessa cosa anche sull'altro occhio. Molto molto semplice. Ok, ora prendo un pennellino piccolino e faccio un eyeliner con l'ombretto nero. Zoom così vedete meglio. Non so fare la riga con l'eyeliner. Vado sotto tra le mie ciglia e poi vedete, tiro seguendo appunto questa linea. Vi giuro, è semplicissimo farlo come lo faccio io. Ok, faccio questo eyeliner un po', vedete, allungato, non sono proprio uguali uguali, però vabbè, al massimo dopo potremo ad aggiustare. Passiamo al pezzo forte, che è la seconda cosa che vi serve, e sono questi qui. È un gel cremoso con all'interno tutti questi glitter ed è di Shein. Non ci crederete, è di Shein. La consistenza è un po' squisciosa, già abbiamo provato un ombretto simile, quindi è un po' strano. Non ha solo glitter, ha proprio delle scaglie ed è veramente, ma veramente stupendo. Io sono rimasta scioccata quando l'ho applicata, adesso ve lo faccio vedere. E mi è durato, vi giuro, tantissime ore. È veramente bello, bello, bello. Mi cadrà qualche brillantino sul viso quando vi andrete a struccare, ma pace. Cioè, voi vedete? Ho a malapena toccato la palpebra. Cioè, io wow. E semplicemente vado a picchiettarlo su tutta la palpebra. Ieri tantissime persone mi hanno detto: bellissimi questi brillantini, ma li hai attaccati tu proprio con la colla? Hai preso brillantini di varie forme? No, ragazzi, fa tutto lui. Cioè, vedete che ci sono proprio delle scaglie di brillantini, altri sono glitter. Esattamente così. Ora vi farò vedere anche con il mascara l'effetto bello che uscirà. Faccio l'altro occhio nello stesso modo, quindi picchiettando l'ombretto. Ok, entrambi gli occhi sono stati fatti, cioè sono super scintillanti. Adesso andiamo ad applicare tanto mascara. Fidatevi di me, io non sono una makeup artist, si vede, non sono così professionale, però insomma mi piace tanto truccarmi, non penso di essere così male. Ovviamente questo trucco è fatto apposta ad essere un po' così disordinato. Comunque correte a comprare questo ombretto su Shein, perché poi finisce e già vi so
ma Marti non lo troviamo più, mandaci il link, è scomparso dal sito. Se vi interessa c'è anche rosso, io non l'ho ancora provato rosso, e potete comprare sia il bundle sia i colori singoli. Tra l'altro vi ricordo che c'è anche il mio codice sconto attivo. Questo video non è una collaborazione, non è assolutamente nulla, semplicemente in tanti ieri mi avete chiesto come avessi fatto il trucco. E c'è il mio codice sconto che è Q6Martina, che vi dà il 15% su tutto, anche su questo qui. Ed è veramente bello, 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 ragazzi. Dovete correre a comprarvelo perché è stupendo. Un mascara, come sempre, che è la chiave per rendere i trucchi belli. Mi chiedete sempre che mascara indossi, utilizzo questi due insieme oppure solo questo. Potete aggiungere anche le ciglia finte. Ci stanno molto bene con questo look. Però io oggi non ho particolare voglia e quindi non le applicherò. Ok, concluso il make up occhi che mi piace da matti, vi giuro lo trovo bellissimo. Passiamo alle sopracciglia che mi sono dimenticata. Quindi semplicemente con il Theme in Frame, questo di NYX. Io fortunatamente ho delle belle sopracciglia, grazie a Dio. Quindi vado semplicemente appunto a delineare un po', a riempire qualche buchetto qua e là, perché ok, belle sopracciglia, ma non è che sono perfette. E quindi vado a riempire qualche buchettino. Quindi veramente giusto così, pochissimo. E poi applico il mio prodotto della vita, che è il Tikit Stikit di NYX, che vi lascia le sopracciglia ferme per tutto il giorno. Ve le colora un pochino, quindi fa tutto lui, perciò di solito non le riempio mai, perché mi piace usare un gel colorato che fa tutto da solo, perché io zero sbatti di mettermi a fare le sopracciglia. E queste sono, e adesso concludiamo con le labbra, che sono veramente semplicissime. Prendo un po' di questa matita che vendo al negozio, anche di Puro Bio, dalla parte appunto rossa, e vado semplicemente a mettere un po' di rosso qui al centro, così. Veramente una roba super semplice, perché già gli occhi sono belli carichi, e sfumo. Fatto ciò, vado ad aggiungere un gloss trasparente, poi vado ad aggiungere un po' di illuminante, perché è Natale. Prendo il mio pennello preferito da illuminante, che è questo qui, questo illuminante lo adoro, ne metto giusto un pochino, pochino, perché già insomma è bello carica la situazione. E questo è il mio look. Spero vi piaccia, mi piace veramente molto, lo trovo molto luminoso, carino e soprattutto festivo. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti, magari fatemi anche sapere che trucco avete realizzato voi per le feste. Questo è stato il mio must have di quest'anno. Vi mando un grande bacio, buone feste, vi ricordo di seguire il canale per non perdervi gli altri video e di cliccare anche il link qui sotto, dove vi portano ai miei due profili Instagram e anche su TikTok. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!